l'ottava edizione degli NC Awards ti sei aggiudicato in coppia con Cristiana Boccassini il riconoscimento speciale di creativo dell'anno. Come sta evolvendo la creatività oggi? Urca, la creatività oggi va soprattutto nella direzione, penso, di raccontare delle storie, dello storytelling, soprattutto con i lunghi formati, con YouTube. Comunque vengono molto premiati i content un pochino più lunghi, quindi storie. Quindi come è cambiato il ruolo del creativo nel corso degli ultimi anni, visto anche come si sta modificando il panorama dei media? Beh, se creativo oggi è comunque quel comunicatore che risolve fondamentalmente dei problemi di comunicazione del cliente, quindi dal contenuto di per sé, ma anche all'uso dei media, spazia molto di più, è molto più un consulente. Publicis in questa edizione degli NC Awards si è aggiudicata anche il premio di Best Holistic Agency. Qual è il segreto del successo? Che cosa secondo te vi ha fatto meritare questo premio? Guarda, noi da sempre, da tanti anni, cerchiamo di lavorare per creare delle brand experience, quindi fondamentalmente cerchiamo di lavorare prima molto sulla strategia, quindi su quello che è la brand essence dei brand o dei prodotti su cui lavoriamo, e dopo di cercare i media, più i mezzi più innovativi per comunicare questa cosa qua. Cosa significa per voi un riconoscimento di questo tipo? Beh, è molto importante, perché dopo 3 anni in cui io e Cristiana, insomma, siamo entrati in Publicis, avere un riconoscimento del genere appaga anche un pochino la nostra sete, la nostra voglia comunque di emergere, di portare questa agenzia ai fasti di un tempo, ecco. Come pensi possa evolvere il ruolo del creativo nei prossimi anni, in futuro? Un po' come ti ho detto, una duplice veste, sempre di più consulente dal punto di vista del marketing e della consulenza strategica, e sempre di più un narratore, quindi questa doppia veste. Voi avete anche un'ampia esperienza a livello internazionale, in Italia invece, come dal tuo osservatorio, a che punto siamo come creatività? Siamo ancora indietro, come sempre si dice, rispetto agli altri paesi? Dipende, sai, noi abbiamo un po' la fortuna di confrontarci con agenzie internazionali tipo Wieden & Kennedy, quindi comunque è una bella palestra per noi. Sicuramente in Italia, ecco, non c'è questo lavoro strategico così sofisticato, ecco. Questa è una cosa che un pochino manca in Italia.